Edizione straordinaria del nostro telegiornale. Il Papa è scomparso. L'incredibile notizia è appena arrivata nella nostra redazione e sta già facendo il giro del mondo. Arrivato nella mattinata di oggi in visita pastorale nella città di New York, il Santo Padre, accompagnato dal Cardinale O'Hara, si era recato presso l'Hotel Astoria, residenza fissata per il suo soggiorno newyorkese. Causa l'improvviso temporale, la prevista cerimonia di benvenuto alla presenza del sindaco era stata annullata, ma il maltempo non ha impedito ai fedeli di accogliere il Santo Padre con il tradizionale sventolio di bandierine recanti i colori della città del Vaticano. Dalle prime notizie, sembra che il Santo Padre sia sceso da un ascensore di servizio facendo perdere le sue tracce. Al momento della scomparsa, il Papa indossava un completo clergyman. Si ignorano i motivi che possono aver spinto il sommo pontefice ad uscire così di nascosto, eludendo l'imponente cordone di sicurezza che circondava l'albergo. Due le ipotesi investigative. La prima è che il Papa, approfittando del caos creato dal maltempo, abbia voluto godersi un solitario e tranquillo pomeriggio newyorkese. La seconda, e molto più allarmante, sostiene che il Santo Padre sia stato sequestrato. A tal proposito, il Cardinale O'Hara è già in fitto contatto con le polizie di tutto il mondo. Vi terremo informati su tutti gli sviluppi di questa incredibile vicenda. Da questa parte, piccolo Fermino per pulirsi le scarpe. Prego, dopo di lei. Disgraziati, lasciano sempre tutto acceso. Ma non crede che sia il caso di mettere giù quella rivoltella? Suo giuro fa differenza la tua scarica. Mi sta forse dicendo che sono stato sequestrato sotto la minaccia di un giocattolo? Sì, ma tutto questo non è un gioco. Se si vuole accomodare. Potrei sapere dove ci troviamo esattamente. Certamente. Lei ha l'onore di soggiornare in un lussuoso sobborgo di Brooklyn, abitato da rispettabili cittadini. Ah, l'avverto che l'autostrada più vicina è a più di 100 metri, così anche l'abitazione più vicina, quindi qualsiasi tentativo di gridare per chiedere aiuto sarà inutile. Ma io non ho nessuna intenzione di gridare. Tanto meglio. Prego, se si vuole accomodare. Sa, è piuttosto curioso. Solitamente leggo di tassisti che vengono aggrediti da loro clienti e non viceversa. Ma... sempre se la cosa non la urta, potrei sapere per quale motivo mi trovo sequestrato, suppongo, nella sua abitazione. Beh, ogni cosa a suo tempo. Adesso la pregherei di farmi il santo piacere di entrare qui dentro. Veramente non trovo nulla di santo né di piacevole in un sequestro. E cosa sarebbe questo bugigattolo? Beh, il bugigattolo è la dispensa. Mi vuole conservare la dispensa? Ma ci resterà per poco, non si preoccupi. Se lo dice lei che non devo preoccuparmi. L'uomo non è nato per uccidere ma per vivere. Spiegato ma efficace. Firmato Sam Leibovitz. Hai idea di chi sarebbe questo Sam Leibovitz? Certamente. Sam Leibovitz è il sottoscritto. Se la cosa non la urta, e adesso per cortesia entri qui dentro e non mi costringa ad usare la forza. È così umiliante. Dopo Filippo il Bello, il primo uomo a mettere le mani sul Papa è un tassista di New York. Io mi chiamo Sam Leibovitz. Il mio nome è Sam Leibovitz. Mandata! E perché? Chi sei dentro con te? Sara, apri immediatamente! Sì, Sara! Scusami, sono entrato inavvertitamente, devo essermi chiuso dentro. Spero che sia pulito le scarpe. Con questa pioggia? Ma che c'è? Guardi!
c'è nessuno in pronta, non c'è nessuno. Chi vuoi che ci sia, no? Scusa. Come mai sei già a casa? Beh, ero stanco e avevo finito il mio turno. Strano. Di solito con la pioggia i taxi vengono presi d'assalto. Pochi clienti? Uno solo, ma buono. Hai sentito la notizia? Che notizia? Pare che sia sparito il Papa. Ah sì? Sono tutti impazziti. Radio, televisioni, non fanno che parlare di questo. E beh, un Papa che sparisce è una notizia. Pare che sia sparito uscendo da una porta di servizio del Hotel Astoria. Accendiamo il televisore, su. Ma sto leggendo il giornale. Ma sul giornale che stai leggendo non c'è scritto quello che sta succedendo adesso. Vuoi essere l'unico a non sapere dell'apparizione di un Papa? Sì, ma non capisco perché devo sapere le notizie di oggi, non so ancora quelle di ieri. Solo il cielo sa che cosa è successo. E non è necessario guardare così in alto, basta guardare anche un po' qui in basso. Se guardo più in basso non vedo altri che te. Appunto! Ma che cosa vuoi saperne tu adesso? Per esempio il nome del sequestratore. Ma fammi piacere. Chissà quanti sono stati. E se poi si è trattato davvero di un sequestro? È un sequestro. Scusa, che motivo avrebbe il Papa a sparire? È stato rapito. E non da un gruppo di persone, ma da una sola persona. Eh già. Una sola persona adesso è capace di rapire un Papa. È possibile, anzi è così. Perché tu hai una vaga idea di che cosa significhi rapire un Papa? Più che vaga. Un uomo super protetto, super controllato, super vigilato. Infatti è sparito e nessuno si è accorto di niente. Ma chissà cosa è successo veramente, con tutti i matti che ci sono in giro. Ah, grazie. Perché? No, niente, dicevo per dire. Ma che cos'è da fischiettare? Che cos'è? Abbiamo vinto la lotteria, per caso? Altro che lotteria! Ho fatto un bingo! Davvero? E quanto abbiamo vinto? C'è qualcosa di più importante del vile denaro per cui vale la pena di combattere su questa terra, Sara! Sara, giurami che quanto sto per dirti rimane tra queste mura. Giurami che quello che sto per rivelarti tu non lo dirai ad anima viva. Ma di che cosa stai parlando? Che hai combinato, Sam Leibovitz? No, tu prima giura. Va bene, lo giuro. Giura sui nostri figli? Giuro sui nostri figli. Giura su Dio? Ma Sam, noi siamo ebrei, non possiamo nominare il nome di Dio. Hai ragione. E allora giura su... E adesso basta. Mi vuoi dire che cosa hai combinato stavolta? Guarda dal buco della serratura. Ma è tutto buio, non si vede niente. Non ho acceso la luce. Grazie. Ma chi è quell'uomo seduto nella nostra dispensa? Non lo riconosci? No, non mi sembra di averlo mai visto. Ma forse l'ho visto in TV. Dove l'ho visto? No, cerca di concentrarti. Ma è John di voi, il negoziante di ferramenta. Che c'entra John e voi? Che c'entra un negoziante di bulloni e cacciavite con questo qui? Guarda meglio, guarda la sua faccia. Oh, uffa! Dai! Ah, ma il cugino è di Chicago. Ma scusa, perché l'hai chiuso in dispensa? Maledizione, ma tu hai la capacità di rovinare sempre tutto. Non è detto che ti sembra di averlo visto in TV. Guarda la sua faccia! Aspetta. È tutto vestito di grigio. Oppure è un... La sua faccia, fissa la sua faccia. Dimmi che non è vero. Invece è vero. Il Papa. Il Papa. Santo cielo. Santissimo giorno. Ma allora sei tu. Sei tu che hai sequestrato il Papa! Hai visto che era come ti dicevo io e ho fatto tutto da solo! Sam Leibovitz! Ma non è possibile! Tu hai sequestrato il Papa e l'hai chiuso nella nostra dispensa! A doppia mandata! Dimmi che non è vero! Dimmi che questa disgrazia non è potuta capitare proprio a me! No, infatti non è capitata a te! Quella è una fortuna che è capitata a me!
Oh, io sto sognando. Dammi un pizzicotto così mi sveglio, dai. Ma quale pizzicotto, moglie? È tutto vero, entra, tocca con mano, è vero. Pazzo, tu sei un pazzo da manicomio. Ma come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere? Ma non ti sono bastati tutti i guai con cui hai rovinato la mia vita? Vabbè, ma che cosa vuoi che sia un papà in una dispensa? Scusa, no? L'anno scorso hai mostrato il fondoschiena in diretta nazionale durante la manifestazione per il piano. Una legittima forma di protesta di cui si parla ancora! Da 4 mesi non fai altro che minare il nostro giardino! Per sterminare quelle dannatissime formiche! E 2 mesi fa ti sei presentato al congresso delle nazioni in mezzo nudo, ricoperto di bottiglie di plastica! Per protestare contro l'inquinamento e il surriscaldamento del pianeta! E adesso mi sequestri papà! Sì, ma non vedo perché tu ti debba arrabbiare tanto! Ah, mi devo arrabbiare! Non mi devo arrabbiare quando sta per scatenarsi su di noi l'ira dell'intera comunità cattolica mondiale! Ma non ti basta che ci guardano male i nostri vicini di casa quando fai esplodere le tue bombe fai da te? Non ti basta che sei stato interdetto vita naturale durante dai pubblici uffici? Adesso rischi di mandarci al rogo! Ma tu lo sai quanti cattolici ci sono solo in Italia? Il 100%! E come vuoi che reagiscano quelli? Non è mica come qui da noi! Quindi ci tengono al loro papa di Roma, perché è lì che abita il papa! Abitava? Ora abita qui. Ma come ti è venuto in mente di portarlo qui? Mi si è offerta l'occasione e l'ho afferrata al volo! Ti si è offerta l'occasione e l'hai afferrata al volo? Oggi pomeriggio, io avevo appena svoltato dietro il mondo a Fastoria, pioveva. Un signore distinto mi fa segno, io mi fermo e lo faccio salire. Mi ordina di portarlo al convento dei Carmelitani di Brooklyn. Io pensavo tra me e me, un signore tutto vestito di grigio, mi ordina di portarlo al convento dei Carmelitani. Deve trattarsi sicuramente di un prete. Sì. È pazzo, mio marito è diventato pazzo. Allora io parto, la strada la conosco a memoria perché il convento è dalle nostre parti. Ma improvvisamente getto un'occhiata nello specchietto del professore e mi viene un culto. E va! L'ho visto tante di quelle volte in TV che non poteva essere che lui! Era lui! Era lui! Il Papa sul mio tassino! E allora? E allora lui mi chiede una cosa, io adesso non mi ricordo che cosa, ma mi scappa di rispondergli: ah sì, Santità! E mi guarda e fa: mi ha riconosciuto? E io faccio: Santità, noi tassisti la sappiamo lunga! E mi fa: mi raccomando, non dica niente a nessuno! Non si preoccupi, Santità, noi tassisti sappiamo tenere il segreto d'ufficio. Oh, come dite voi cattolici, il segreto confessionale. Questo l'ha detto lui. E io faccio sì, Santità, proprio quello. Voi non sapendo resistere alla tentazione, butto lì una proposta. Santità, facciamo un patto. Io non dico niente a nessuno, però lei, siccome il convento è dalle parti di casa mia, si ferma a casa mia, io la presento alla mia famiglia, le offro un bicchierino e in più la corsa è gratis. Lui lo sono fa ripetere 2 volte. E una volta arrivato a casa, il gioco è fatto. È stato facile come bere un bicchiere d'acqua. Ma mi spieghi adesso che cosa te ne fai di un papa in dispensa? Chiedere un riscatto. Io non lo so se tu sei un incosciente congento o che cos'altro sei. Ma a quest'ora più di 100.000 poliziotti stanno setacciando qualsiasi pietra, qualsiasi angolo di strada per trovarlo. Potranno cercare dappertutto, tanto non lo trovano. E se si sente male? Se gli prende un colpo! Chiamiamo un medico! Io ne conosco uno che non parlerebbe nemmeno sotto tortura! Ma se ci muore lì dentro? Come minimo andiamo a finire sulla sedia elettrica! E non solo tu! Anche io, i nostri figli! Ma perché la fai tanto lunga? Ma perché dovrebbe sentirsi male? Casa nostra è universalmente riconosciuto come il luogo più tranquillo e rilassante dell'intera città. Vedrai che bel luogo tranquillo e rilassante sarà quando si scoprono! Ma io perché non ho ascoltato mia madre quando mi diceva che dovevo lasciarti perdere? O mio padre che mi diceva: non lo sposare, non lo sposare! Quello è un picco pacifista che va col pecore ieri! E io invece no, no! O lui o nessuno! Ma perché te la prendi tanto? Io non sono stato mai tanto soddisfatto di me come questa volta. Ho messo a segno un colpo fantastico. Finora nessuno è riuscito a fare quello che ho fatto io. Non avverti l'ebbrezza di passare alla storia come la moglie dell'uomo che ha sequestrato il Papa? Ciao, ma. Ciao, papà. Ciao, ciao.
Com'è andata la partita di basket? Ah, li abbiamo massacrati, abbiamo fatto 89 punti. E loro? 88! È il massacro? Ma quante volte ti ho detto di pulirti le scarpe prima di entrare in casa? E ogni volta sempre con questi pulirsi i piedi. Oh, ma avete sentito la notizia? Che notizia? Pare che il Papa sia stato rapito. Ah sì, mi sembra di aver sentito qualcosa del genere. Ma tuo padre ne sa certo più di me. Dico, forte, no, ma non è una genialata. Il Papa! Veramente, hanno detto che sono sparito, non rapito. Eh sì, e adesso uno alloggia nel migliore albergo della città, prende e molla tutto. No, quello l'hanno rapito, senti a me. Anzi, pare che già sappiano pure chi sia stato. E chi è stato? Quelli lì, come si chiamano, ma hai capito, no? Quelli lì... Ma quelli chi? Quelli lì, i cosi, va, come si chiamano? Gli arabi, ecco, gli arabi. I cosi? Ma perché io mi illudo ancora che la scuola possa renderti migliore? Scusa, ma che cosa c'entrerebbero gli arabi con il Papa? C'entrano, sì. Pare che l'abbiano fatto per obbligare gli ebrei a liberare i territori occupati della Palestina. L'ha detto la radio. Se l'ho detto la radio, figuriamoci. E ha detto anche che probabilmente il Papa è già su un aereo in volo verso le montagne dell'Agistan, del Turkistan, insomma, una cosa che finisce così. Sì. E resterà lì finché gli ebrei non avranno liberato i territori occupati. Oh, ma chi ha chiuso questa porta? Tuo padre. E perché? Domandalo a lui. Ma che perché devi entrare in dispensa? Volevo prendere una mela. Ho una fame. La partita mi ha sfiancato. Vedrai come ti passa adesso la fame. Grazie. Ma c'è qualcuno seduto in dispensa? Sì, Carlo. Il Papa. Ah! Salve, Anticaglia! Miriam, non dimenticarti! Non ti pulirti le scarpe! Avete saputo la notizia? Hanno sequestrato il Papa! Ah, l'avete saputo! Dovresti essere su Marte per non saperlo! Ma... Ivi, ma cosa è successo? Hanno perso di nuovo! Miriam, vai in dispensa e prendi una mela. Ah, no, non mi va una mela. Quasi quasi vado in cucina e mi prendo un bel biscotto. No, lascia stare i biscotti. Vai a prendere una mela in dispensa. Ma non mi va una mela. Sorella, ascoltami, ti prego. Va lì dentro e prendi una mela. Papà, ma che Irving è diventato scemo? Vabbè, più di quello che è mi sembra francamente impossibile. Miriam, ti prego, vai a prendere una mela in dispensa. Ho capito, questo è uno dei soliti stupidi scherzi che mi organizzate per papà. La luce! Accendi la luce! Era già accesa. E adesso cosa ci devo fare con questa mela? Beh, cosa? E non hai visto nessuno in dispensa? Ah, sì! Il cugino Harry di Chicago. Era questo lo scherzo. Non mi sembra poi carino chiudere il cugino alla sua età in dispensa. Comunque l'ho salutato, mi ha risposto. Ti ha risposto? Sì. In italiano, però. Ma perché mi ha risposto in italiano? Irvi! Sì? Quello in dispensa non è il cugino Harry. Ma io non ti ho mai detto che era il nostro cugino Harry. Su, a lavare le mani, che è ora di cena. Io prima in bagno. Papà, ma chi è quell'uomo in dispensa? Il Papa. Sì, tesoro. Tuo padre ha sequestrato il Papa. Papà, tu hai sequestrato il Papa. Adesso basta parlare di sequestro. Tutti a tavola, è pronta la minestra. Mi sono lavato le mani. Ho una fame. Perché tu hai sequestrato il Papa? Non l'ho visto mai fare! Io non l'ho visto mai fare tante storie per un sequestro! E forse perché la più
grossa sciocchezza che tu abbia mai fatto. Io ho fatto la cosa giusta, ma chissà mai perché nessuno mai è d'accordo su quello che faccio. In questa casa io sono il matto di turno, quello che non ne azzecca mai una. Ma adesso mi avete stufato! Mi avete stufato tutti quanti! Chiaro! A tavola che la minestra si fredda! No, io non ho più fame adesso. Ma come si fa a mangiare con un papa chiuso in dispensa? E invece tu la mangi, e prima che si freddi. Irving, vai a chiamare il papa. Vedi se vuole favorire a tavola con lui. Io? E perché proprio io? E Miriam? No, ha detto a te. Ma come si dice minestra in italiano? Ma stupido, lui parla anche la nostra lingua! E sia chiaro, non voglio più sentire una parola sul sequestro. Quello che è fatto, va bene? Sì, va bene, ma su, adesso siediti, dai, calmati, mangia. Non farti venire 5 minuti, che poi si blocca la digestione, lo sai. Eccolo! Buongiorno, con chi ho il piacere? Ecco, io sono Sara Libovitz, la moglie del sequestratore. Ah, lei è Miriam, la più piccola della famiglia. Piacere. La più piccola e la più viziata, non è vero? Io sono... Sappiamo. Lui è Irving, l'altro figliolo, uno sportivo in gamba. Benvenuto. È già decisamente un tipo sportivo. Ah, dimenticavo. Il signore qui, che lei ha avuto già modo di conoscere, è mio marito, Samuele Libovitz, ma per gli amici Sam. Tassista di professione, dinamitardo e a tempo perso sequestratore. Piacere. Il piacere mio, Sanità. Abbiamo così tanto sentito parlare di lei in queste ultime ore che non puoi immaginare quale gioia per noi avervi qui a casa nostra. Gradisce un piatto di minestra? Volentieri. Prego, si accomodi. Faccia come se fosse a casa tua. Sa, e si tratta di Kosher. Ah, noi siamo ebrei. Kosher? Ma bene, accomodatevi. Siete a casa vostra. Mangio sempre da solo che mi sembra così bello mangiare insieme alle altre persone. Mi devo sempre il kosher con un mio amico rabbino. Poi sono stato fatto papa e le nostre tavole si sono divise. Squisito. Gentile signora Sara, credo che farò odore al suo kosher. Prego. Ah, grazie. Miriam. Grazie. Grazie. Sam? Grazie, Santità. Sam Libovitz, e tu hai avuto il coraggio di sequestrare un papa del genere. Gradisce un goccio di vino, Santità? Un goccino soltanto. Dal colore mi sembra ottimo. È un Manischewitz. Non era un Manischewitz, lo vedete che la bottiglia è finita. Ma che figure mi fate fare? Santità, vado a prendere un'altra bottiglia in cucina. Papà, non ti pare che mi scatti? Ma Irving, non ti sembra questo il momento a tavola? Credo che prima o poi bisognerà affrontare l'argomento. Sei sempre il solito rozzo. Che c'è di male se vado subito al sodo, no? Non a tutti i torti, ragazzi. E poi del resto lo sanno tutti che al Vaticano ci sono tesori ammucchiati dappertutto. Certo, come tutti sanno che gli ebrei sono ricchi, pieni di soldi. Se così fosse vivremmo in questa casetta. E tuo padre deve in giro ancora col suo tassile 77. Ma lo zio Saulo è molto ricco, no? Lo zio Saulo sì, noi no. Santità, ne prendi ancora un po'. Grazie. Le confesso che è la migliore minestra che abbia mai mangiato. E dirvi, i tesori del Vaticano consistono in opere d'arte, molte delle quali sono direttamente affrescate sui muri. È vero, sì! L'ho studiato a scuola! Ma come si fa a staccare un muro per pagare un riscatto?
E poi dove te lo metti un muro? No, non si può fare. Giusta osservazione. E le altre sono conservate in musei e gallerie e visitate ogni anno da migliaia di persone. Ecco, così si fa. Non come il nostro cugino, che ha investito tutti i suoi soldi in azioni di Microsoft. Ma quale turista andrebbe in giro a vedere azioni appese alle pareti? Cioè, voi due non vorreste certo dirmi che il Papa qui presente non valga almeno 10 milioni di dollari? Sei molto gentile, ma ritengo la tua valutazione leggermente eccessiva. Lo perdoni, Santità. Io vorrei sapere chi ti ha insegnato a parlare in questo modo. Con uno che parli, un figlio di un uomo che ha sequestrato il Papa. Intanto non si parla a bocca piena. Beh, comunque 10 milioni di dollari non mi sembrano troppi, ecco. Certo, nessuna cifra esagerata se si tratta di una vita umana. Beh, sì, 10 milioni di dollari sono davvero una grossa cifra. E sarebbe una cifra così alta, la più alta mai pagata per il riscatto di un uomo. Ma mai nessuno dirà che Sara Ligonez si è fatta pagare 10 milioni di dollari un piatto di minestra. Santità, ancora un po'? Beh, sarebbe la terza volta, ma si va. Però poi dopo basta. E già soffro della tipica sonnolenza digestiva e non vorrei che tutta questa minestra ne accelerasse il decorso. Ritornando al sequestro, io credo che una volta sequestrato il Papa, il riscatto vada al di là di una semplice richiesta di denaro. Bisogna vedere che cosa ne pensa la mente. Io credo che in nessun modo dovremmo chiedere del denaro. La polizia, con i mezzi che ha oggi, ci scoprirebbero subito, ancora prima di sentirne l'odore del denaro. Sveglia, sorella! Noi vendiamo il Papa a chi interessa riscattare. Ce lo facciamo pagare 10 milioni di dollari che ci facciamo versare direttamente su un conto offshore intestato a una fondazione di beneficenza, che poi saremo noi, e voglio vedere come faranno a prenderci. Non manca certo di fantasie, ragazzi. Lo perdoni, ma questi giovani di oggi parlano e non sanno cosa dicono. E poi chi potrebbe avere interesse a riscattare il Papa? Ah, per questo poi, basta metterlo sul mercato e vedrai che fila, ci giri l'Empire. Ma basta, Irving! Quel giovane che sta nella foto è un altro suo figlio. E come ha fatto a capirlo? Le assomiglia così tanto. È disperso in Oriente dal febbraio del 91. È rimasto lì? Sepolto, da qualche parte in mezzo al deserto. Di lui si sono perse le tracce quando ha calpestato una mina messa dal suo stesso esercito. L'unica cosa che ci è tornata indietro è stata la sua Bibbia. Bella la vita, Santità? Io metterei una bomba sotto il mondo e farei saltare tutti quanti in aria, proprio come mio fratello. Quindi, adesso basta, sei grossolano e rispettoso. Bell'esempio che dai ai tuoi figli. Perché? Che cosa ha fatto adesso? Santità, non li ascolto più. Anche io, sa, non li ascolto più. E sa perché? Perché i giovani di oggi saranno i vecchi di domani. E allora me la riderò io quando i loro figli gli si rivolteranno contro. Ah, come riderò dalla mia tomba! Mamma, ma tu che ridi chiusa in una tomba, e che cosa macabra! Sono dispiaciuto di aver toccato un tasto così doloroso, però penso che i giovani non hanno tutti i torti ad essere arrabbiati. Troppe sono le cose che non vanno come dovrebbero. La loro è una naturale reazione a quello che siamo in grado di offrire. Vedi, mamma, anche sua santità è d'accordo con me, no? Il guaio è che i giovani di oggi sono disposti a scagliarsi contro il mondo, purché il mondo sgombi per loro. Perché quando si tratta di sudare per cambiare le cose, allora chissà perché si eclissano. Così io al governo proporrei una legge che obbliga i genitori a far lavorare i loro figli. Così vedremo se continueranno a parlare a vanvera o a fare i rivoluzionari a vitto e alloggio pagato. Lei, Santità, non potrebbe proporre una legge del genere alle Nazioni Unite? Certamente, ma prima dovrei poterci arrivare alle Nazioni Unite. Cioè, devo dire che non può perché è mio prigioniero. Mio prigioniero certo non è, è mio ospite e può andare via quando gli pare. Questo mai, tu non puoi disporre del lavoro degli altri. Ma perché se questo adesso è diventato un lavoro? Coi tempi che corrono e un'eventualità da prendere in seria considerazione. Bel lavoro vuoi, sequestrare il Papa per sistemare la famiglia. Bravo, è più vendetta questa. Pezzo dei cretini, ma chi ti ha detto che io ho rapito il Papa per sistemare la mia famiglia, eh? Io per sistemare la mia famiglia non ho bisogno di nessun Papa.
Senza offesa, Santità. Ma si chiude. Io per la verità non ho bisogno di nessuno per sistemare la mia famiglia. A dirla tutti io non avrei bisogno nemmeno della mia famiglia. Ho soltanto bisogno del mio tassì del 77. Sa, Santità, quanto guadagno al giorno col mio vecchio tassì? Tanto quanto basta. Infatti, io spezzo gioielli da tutti i pori. Non ti ci mettere pure tu adesso, è chiaro? Ma se, ma... Santità, il problema è che alle volte la vita in questa famiglia è proprio un inferno. Ma scusa, papà, ma allora se non l'hai fatto per i soldi, perché l'hai fatto? Ogni cosa a suo tempo, vedrete. Vedrete tutti. E quando avresti chiesto il riscatto, se poi non hai avuto neanche il tempo di farlo? Ma io il tempo l'ho avuto, va bene? Ho scritto alle Nazioni Unite... sulla carta dei peperoncini. Sì, si ricorda, Santità, che venendo qui ci siamo dovuti fermare perché dovevo imbucare una lettera? Certo, mi ricordo. Aveva detto che doveva inviare un espresso. Esatto. Ma scusate, come fare un riposino? Ve l'ho detto che dopo mangiato riposo sempre più un po'. Ma certo, Santità, tutto quello che vuole. Grazie. Venga, venga con me, mi segua. Ecco, qui. Si accomodi qui. Questa è la persona di Sam, non la cede mai a nessuno, sa? Ma non vorrei... No, prego, Santità, per me è un onore. Prego, si accomodi. Si accomodi. Si riposi, Santità. Beh, allora, di che riscatto si tratta? Ma quale riscatto? Avrà mandato la lista della spesa. Scrivere il riscatto di un papa sulla carta di peperoncini. E noi gli stiamo pure a credere. Ma chi ti ha detto di credermi? Chi? Fate piano, che il papa si è addormentato. Già dorme. E voi l'avete tramortito con tutte le scemezze che avete detto. È stato divino. È stata la minestra, me ne mangiati tre piatti. E volete fare piano? No, ma la vita dei papi è stressante. Mica si svegliano come noi quando andiamo a scuola, loro si svegliano molto prima. E poi tutta la giornata a salutare, mani su, mani giù, si stancano molto. Ah, se ci metti poi che arrivi all'aeroporto stamattina e non ha avuto neanche il tempo di arrivare in albergo, che è stato sequestrato da un tassista newyorkese, secondo me non ha avuto neanche il tempo di disfare le valigie. Io avrei dovuto fermarti la crescita quando eri ancora un moccioso. Va bene? Che ha detto? Forse sta sognando. Però ha una faccia simpatica. Ma che ne dite se gli metto da parte una fetta di budino? A me piace il suo vestito. È così originale. Guarda la riga di quel pantalone. È drittissima. Appena si sveglia, io gli chiedo dove l'ha comprato. Invece di dire sciocchezze, perché non prendi una coperta che si copra? Almeno riposi in santa pace. Ma Sam non è mica morto. No, guarda, dorme come un agnellino. Adesso ti rendi conto della sciocchezza che hai fatto? No, io l'unica sciocchezza che ho fatto è stata quella di portarlo in questa casa. Al pub all'angolo avrei trovato sicuramente più collaborazione. Tu avresti dovuto portarlo in convento. È troppo tardi. I conventi chiudono alle 8. E chi è quest'ora? È la polizia! Avevo detto che ci beccavano subito! Chi è? Sono il rabbino Maier! Il rabbino a quest'ora! Gli dico che siamo già tutti quanti a letto! No, no, no! L'ho chiamato io! Lo hai chiamato tu? E perché? E senti, mi sono spaventata con tutto quello che è successo! E allora ho pensato, è uno di famiglia, è un religioso, e in fondo sono colleghi, no? Tra tutte le persone, rapite, la peggiore! Giusto! Quello fa sempre un sacco di domande! Ci crede un investigatore privato, va! Giusto! Quello è un fissato di gialli investigativi! Ha trasformato la sinagoga in una centrale! L'ultima volta che ci sono stato ho scoperto che ha un archivio segreto con tutte le schede di ogni fedele! Sicuramente avrà schedato anche noi! Ti volete aprire? Qualora non ve ne siate accorti, qui fuori piove a dirotto! Un momento solo, rapino! Irvin, vai a prendere il paramento in camera mia di tua madre! Fai presto! Mi corsa! Non basta un padre! Adesso devo rapire anche un rapino! Ma perché lo hai chiamato?
Te l'ho detto, mi sono spaventata. In tutti questi anni col tuo tassino hai portato di tutto. Spaventapasseri, pappagallini belgi, scimmie volatrici. Non portarmi un papa mai. Sì, eccolo qua. Che fai? Qui no? No, no, mettilo qua, guarda, così giochiamo alle altre ma che vuoi? Dobbiamo coprire il papa, lo metti qua veramente. Fate tre. Sei un idiota. Forza, mettiamo qui. Dai! Ma fate piano che si sveglia! Miriam, vai ad aggredersi! E ricordati di fargli pulire le scarpe! Sì, mi raccomando, stiamo calmi! Stiamo noi stiamo calmi, va! È tipo un spirito tuo! Accidenti! Proprio adesso si deve svegliare! Ma che lingua parla! Zitto, zitto, zitto! Si pulisca la mia... Ma ragazza, non ho mai avuto così asciutte e pulite le scarpe! Mi fai, mi fai! Cosa c'è? Sono arrivato troppo presto? Dovete ancora cenare? No, no, abbiamo appena finito. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ma voi siete 4? Irving, Miriam, su, datemi una mano a fare il piano. Caro cugino, come va? Bene, bene. Sto bene? Sì, non ci possiamo lamentare, sì. Così sia. Giardino, accomodati. Vuoi bere qualcosa? Ma sbaglio o c'è qualcun altro qui? Sì, il cugino Eddie di Chicago. È arrivato oggi e siccome il viaggio lo ha stancato molto, si è addormentato. E allora per non disturbarlo l'abbiamo coperto con quel paravento. Ah, il cugino Harry di Chicago! È da tanto che non lo vedo. Mi farebbe piacere salutarlo. Ah, ecco giustificati i 5 piatti sporchi. Sì. Ma al telefono non mi avevi detto che avevate ospiti? Vabbè, spero che si svegli prima che io me ne sia andato. E noi speriamo che tu te ne vada prima che lui si svegli. Non prima di aver parlato con te, caro cugino. Con me? Di che cosa dobbiamo parlare? Beh, il fatto che siamo parenti non ci obbliga certo a discutere. Poi ti ricordo che tu sei il cugino di mia moglie, non sei mio cugino. Sì. Vedi, Giardino, quando io ti ho chiamato, in quel momento c'era una piccola crisi familiare, un piccolo problema, ma che adesso è risolto, è tutto a posto, sì. Un piccolo problema? Sì, sì. Quale problema? Non te l'ho detto, è una sciocchezza. Sai come Sam a volte esce fuori dai binari. Io non esco fuori da nessun binario. Ma te l'ho detto, è una sciocchezza, è tutto risolto, sì. Sara, non temere. Adesso ci sono qui, parla con me, che oltre ad essere la tua guida religiosa, sono anche uno di famiglia. Se il marito è un po' tocco, il rabbino... È più tocco di lui! Sara, mi raccomando a quello che dici! Sam, sei così estroso, così stravagante, che c'è sempre ad aspettarsi qualche brutta sorpresa da parte tua. Ma... Sono sicuro che ne hai commesso un'altra delle tue! No, no, cugino, te l'ho detto, si è trattata di una sciocchezzuola. Se pensiamo invece a quello che è successo oggi, il sequestro di un papa, quella sì che è una vera pazzia! Ma come sai che si tratta di un sequestro? Al momento le notizie dicono solo che è sparito. Ho detto sequestro? Sì. No, no, io volevo dire che è sparito. Eh sì, e poi la sparizione di un papa non è certo una cosa che capita tutti i giorni. Certo. E se non fosse per l'importanza del personaggio, ci sarebbe quasi da ridere, ci si improvvisa. No, c'è niente da ridere! Ci sarebbe da piangere se vai! Comunque anch'io sospetto che trattasi di sequestro. Gli indizi sono fin troppo chiari. Bella figura che ci facciamo. Un affronto del genere è proprio per la nostra nazione. E tutto perché? Per i soliti maledetti soldi. Ma che ti dice che si sia trattato dei soldi? E di quale altro motivo allora? Ne conosci qualcun altro? Ah sì! No, no. Però potrebbe anche non trattarsi di soldi. No. Avverto delle strane sensazioni. Sì, come se questa casa nascondesse un mistero. Sara, ma non mi avrei chiamato perché, supponiamo, a tuo marito è venuta la geniale idea di rapire il Papa.
se anche fosse così, eh? Ma no, non lo ascoltate. La sua megalomania ultimamente è diventata più acuta, direi quasi patologica. Ma puoi anche dirgli che per esempio ti ho picchiato ripetutamente, ho sbattuto la tua testa nel muro, così il quadro clinico è completo, no? Hai picchiato tua moglie? Ma no, no, rabbino, era una battuta quella di papà. Ah, era una battuta? Eh sì. No, non l'avevo capita. Ah no. Vabbè. Così, Sam, oggi sei tornato presto a casa. Beh, come sai che sono tornato presto? Chi te l'ha detto? Ti ho visto passare con il tassì. Non passa certo inosservato il tuo tassì. E ha avuto pochi clienti. Pochi clienti? Sì. In una giornata come questa, piena di pioggia. Strano, molto strano. Però almeno un cliente l'aveva avuto. Sì, 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 e l'hai portato qui vicino. Ipotizziamo da padre Flanagan. Che c'entra padre Flanagan? Non era un prete quello che portavi nel tassì. Capito, ma tutto il giorno non hai niente di meglio da fare che guardare le macchine che passano. Sì. Dunque il tuo cliente era un prete. Ma io questo non l'ho detto. Me lo hai appena confermato. Come fai a sapere tutte queste cose? Ed era un prete straniero. Ma come lo sai? Vedi che la bocca va. Troppo tardi, figliolo. Tuo padre ha già detto molto più di quanto immagini. È chiaro che era un prete straniero, perché se fosse stato un prete locale non avrebbe di certo preso il tassì per andare da Manhattan a Brooklyn con quelli che costano, eh? Dunque il tuo cliente era un prete straniero. Ma io questo non l'ho detto. Lo hai appena confermato. Rabbino, ma perché non si fa assumere dall'FBI? Dammi un nuovo fondo. Cosa ha detto? Chi? Il cugino Harry di Chicago. Il cugino Harry ha sì, parlato? Certo, non l'avete sentito? Sì, sì, ma strano però, ha parlato in latino. È latino, e la potevate dire subito, no? Ma perché, quando avrei dovuto dirlo? Ma no, sarà Yiddish. Pur ammettendo che in una preparazione culturale altamente qualitativa quale la mia possono esserci delle lacune, non mi risulta che Dominus Vobiscum sia un termine Yiddish. Allora probabilmente il cugino Harry di Chicago sta sognando di stare a Roma e quindi parla in latino. A Roma si parla l'italiano. Il latino è ormai relegato negli scaffali del Vaticano. Chissà, forse il cugino Harry di Chicago si è perso in sogno in una cripta di un convento di gesuiti. Ma lasciamo perdere questo strano episodio, benché inquietante. E veniamo a noi. Dunque tu, Sam, hai portato il prete straniero a casa di padre Flanagan e poi sei rientrato a casa. Sembra che tu sappia meglio di me quello che ho fatto oggi. Poi sei uscito di nuovo per andare a prendere il cugino Harry e portarlo qui. Beh, qualcosa in contrario. Ma non avevi detto che eri ritornato a casa e che non eri più uscito? Ah, sì. Beh, io veramente... Sam! E voi tutti! Che cosa mi nascondete? Chi è quest'uomo che farfuglia parole in latino? Di certo non il cugino Harry di Chicago, che è ebreo e non ha mai detto una parola di latino in vita sua. Sì, però ultimamente ha avuto una crisi... Sam Leibovitz! Dove eri il 23 agosto? Il 23 agosto? Quando è il 23 agosto? Oggi! Ah, oggi? Ah, sì. Dove eri il pomeriggio di oggi? A che ora? Alle 5. Ero qui. Eri. E tu, Sara Leibovitz? Dove eri il 23 agosto alle 5 del pomeriggio? Ero qui. Eri. Tu eri. Tu eri. E lui era qui. Cugina Sara, per un banale caso di gialletto d'appendice potrei chiamare un pivello alle prime armi e non scomodare la mia raffinata mente intuitiva. Tu, Sam, rientrando a casa, hai trovato inaspettatamente tua moglie in compagnia di un altro uomo. Chissà la torbida fresca da quanto tempo andava avanti. E accecato dalla gelosia per la dolorosa scoperta,
Hai commesso l'insano gesto. Perso i bollori passionali del marito tradito, lo hai colpito ripetutamente al capo. E adesso lo sventurato amante giace rantolante dietro a questo curioso paravento a farfugliare frasi latine. E questo, probabilmente, è l'arma del tentato omicidio. Un telecomando di vecchia generazione tutto bordato in ferro. Io questo te lo spacco in testa a te! Non puoi mai come altro momento! E così io mi sarei messo nel bollone passionale! È una supposizione! Una supposizione! Mia moglie! Una torbida tresca! Sì! Un teorema indiziato! Sì, è vero! State zitti! State zitti! Mira, alza il volume! Papà, alza il volume! Apriamo questa edizione straordinaria perché da poco è stata battuta una notizia dalle agenzie di stampa di tutto il mondo. Dopo la sparizione del Santo Padre, non si sono fatte attendere diverse richieste di riscatto, alcune delle quali davvero molto fantasiose. Un fantomatico rapitore, che sostiene di essere la reincarnazione di Brevard, esige 2,5 milioni di dollari più una bottiglia di whisky scozzese. Un gruppo eversivo dal romantico nome di Blue Moon esige, in cambio della restituzione del Papa, un viaggio sulla Luna per 15 giorni all inclusive per due persone. Ma l'ultima richiesta, del tutto anonima, le supera tutte. Affinché il Papa sia liberato, sarà necessario che tutti i delegati presenti alle Nazioni Unite si impegnino affinché nessun uomo venga ucciso nelle prossime 24 ore. Chiede inoltre la sospensione di ogni guerra, di ogni esecuzione e di ogni aggressione per le prossime 24 ore, a partire dalle 18 di domani fino alle 18 del giorno successivo. Ricordiamo che la Curia di New York, su iniziativa del Cardinale O'Hara, ha decretato che sarà considerata valida soltanto la richiesta di riscatto confermata da un biglietto autografato da Sua Santità. Particolare curioso, l'ultima richiesta è stata scritta su un sacchetto di carta che doveva contenere dei peperoncini. Ma allora è vera la storia della richiesta di riscatto sulla carta dei peperoncini? Certo, ho buttato i peperoncini. Hai buttato anche un sacco di soldi, mamma! Invece papà è stato proprio un grande! Devo dire che non l'avrei minimamente sospettato. Senta! Forza! Cosa fate lì tutti fermi? Datemi carta e penna che devo scrivere al cardinale O'Hara. Allora, tutte le richieste possibili, questa è l'unica al quale sento di dare la mia totale adesione. Ma allora scriverà sul serio al cardinale O'Hara? Va bene, mi lascia in pace il Papa. No, Sara, se la richiesta è importante come questa, non c'è tempo da perdere. Ma mi volete dare carta e penna? Ecco, prenda! Ma sto scrivendo? O'Hara, cardinale, frate nostro domino. Chi parlava in latino, altri non era. E Sua Santità. Shalom, rabbino. Shalom anche a lei, Santità. Richieste di riscatto pervenute, è stata autenticata dal Sommo Padre quella di sospendere ogni azione violenta nel mondo per 24 ore. Dopo che il Cardinale O'Hara ha confermato l'autenticità della lettera del Sommo Pontefice, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha convocato un'assemblea straordinaria alla presenza di tutte le rappresentanze diplomatiche. Notizie non ancora ufficiali ci fanno sapere che allo scopo di non mettere a repentaglio la vita del Pontefice, l'Assemblea è orientata a soddisfare la strana richiesta di quello che si pensa debba essere un solo sequestratore. È un solo sequestratore! È il migliore! Dove
Dove metto questi, signora Sara? Li appoggi pure sul tavolo, santità. E adesso si accomodi. Le vado a preparare una buona tazza di caffè. Grazie. Quanto ho dormito bene questa notte! Mi sono svegliato che erano le 8. Solitamente a quell'ora dormo già da, sono sveglio già da 2 ore. Evidentemente ne aveva bisogno, dopo la giornata di ieri. Mi ho fatto tutto un sogno di filato, proprio il sonno del giusto. Il budino che mi ha dato ieri sera ha reso il sonno ancora più dolce. Il biglietto che ho scritto al cardinale Vale è stato inviato? Credo proprio di sì. Il Bind mi ha assicurato di aver infilato la richiesta nella buca della posta della Curia. A quest'ora l'avranno già letta. Che bel peperone! Eh sì, mio marito ha la passione per l'otto. Una passione direi un po' eccessiva. Non so se ha notato, ma ultimamente ha seminato l'otto di bombe antiformica di sua fabbricazione. E cosa vuoi farci? C'è chi ama fare il bricolage e lui il formicolage. Uccide le formiche con l'esplosivo? È l'ultima eredità del suo passato da contestatore. Quando era giovane, si dilettava a far saltare in aria tutti i palchi dei comizi politici. Di qualsiasi schieramento, nessuno escluso. Usciva di notte e boom! Niente più palchetto, niente più comizio. Meno male che ora si limita all'otto di casa. Tutti i contadini, miei antenati. Mio padre coltivava l'orto e aveva anche un piccolo negozio di ortofrutta. Agricoltore e fruttivendolo? Così la merce passava direttamente dalla terra al negozio. Solo io ho interrotto la tradizione. Come si dice, sono la pecora nera della famiglia. Ma forse sarebbe meglio dire la pecora bianca. Anche Sam è così, sa? Tutti nella sua famiglia si sono fatti una posizione. E anche lui avrebbe potuto. Ma è diventato tassista per scelta. Così non te lo dà conto a nessuno. Ma la sua passione sono sempre stati gli esplosivi. È così divertente, santità. Io con lui non mi annoio mai. E poi è buono, è generoso. Non è che è molto arrabbiato con lui per via del sequestro. Ah, ecco il suo caffè. Grazie. Direi di no. Sa, è sconveniente che un papa si arrabbi. Squisito. Ma potrei avere un altro po' di zucchero, sa? Me lo fanno prendere sempre amaro per via dell'età. Ma certo, tutto lo zucchero che vuole. Grazie. Sa, da quando è morto il nostro primo figliolo, sembra non è più stato lo stesso. Si trovava in tutto con lui. E lei, signora Sara? Beh, io cerco di non pensarci. È l'unico modo per sopportare una disgrazia così grande per una madre. Cerco di pensare che se è accaduto è perché doveva accadere. Che tutta questa sofferenza ha uno scopo. Uno scopo che io non capisco, ma che esiste. Ma lei crede in Dio? Direi di sì. Che sciocca. Ma non è che lo fa per dovere professionale, cioè credere perché è obbligato a farlo. Mi scusi essere sempre riguardoso. No, assolutamente. Anzi, ritengo l'affermazione acutamente pertinente. Mi sembrerà strano ciò che sto per dirlo, ma per un professionista, nel senso di un uomo che professa la fede come me, è più difficile che per un semplice credente, perché è costretto a mantenere lo spirito iniziale. Ma forse è meglio che continui a bruciare le patate, se viene mio marito. Ma no, lasci, che fa bene lavorare con le mani. E poi, non sa quanto mi manca toccare queste meravigliose cose del creato. Ma ti ha dato di volta il cervello. Lasciare che sua santità sbucci le patate. Che cosa gli avevo detto? Ma mica ho rapito sua santità per sbucciare le patate. Nessuno mi ha costretto, né tantomeno la gentilissima signora Sara, che mi ha offerto un caffè veramente squisito. Grazie. Prego. E allora, Sam, come vanno le mine antiformiche? Ho potenziato le dosi, non si può mai sapere. Potranno servire contro quelle dannatissime formiche o anche contro eventuali invasori.
Mi raccomando che nessuno si avvicini a questa scatola. Ma non mi diventerai violento, Sam? Per legittima difesa del mio territorio. A qualcuno potrebbe venire la malsana idea di attaccarci. Io ho una paura di quelle cose. Un giorno o l'altro andrò nel rotto e salterò in aria con quelle tue bombe. Ma non c'è bisogno che ti agiti tanto. Io ho calcolato tutto. Lo spettacolo pirotecnico avrà inizio soltanto quando io spremerò questo bottone. Ecco qui, guardi. Questo è un comando a distanza di recentissima fabbricazione Libolitz. Ancora un altro piedi piatti. E questo qui è passato in bicicletta. Sta succedendo qualcosa? Beh, io non lo so, però sento puzza di bruciato. È da stamattina che i poliziotti stanno piantonando la casa. Ma che abbiano saputo? Ma io non lo so, però è meglio stare tutti quanti allerta. Io lo sapevo. Voi mi direte che sono il solito sospettoso. Ma ho notato una strana coincidenza tra l'interesse della polizia verso questa casa e la dipartita del rabbino ieri sera. Sei sempre il solito malfidato. Tu non ti fidi mai del prossimo? No, quando il prossimo si chiama rabbino Maier. Ma non credo, è stato così cordiale. La cordialità spesso si tramuta in cupidigia quando il rimborso è la taglia su chi fornisca informazioni circa il suo sequestro. È di $500,000. Mi aveva promesso che sarebbe ritornato per finire la nostra partita a scacchi. Non lo so. Irving, devi dargli una mano a lavare la roba della colazione. Non posso. Papà l'ha messo a piantonare la strada. Sono vedetta scelta. E la vedetta scelta è stata scelta per lavare i piatti. Uffa. Ma perché non chiami Miriam? È da ieri sera che non fa altro che ascoltare la radio in camera sua. Qui sto facendo tutto io. Miriam! Che c'è? Vieni a lavare i piatti! Ma sempre io? Io non posso, sono di guardia, me l'ha detto papà! Allora, in caso di pericolo, il segnale in codice è signodate! Inferne concitate! Un doveroso omaggio alla sua lingua, santità! Irving, mi raccomando, stai in campana. Io vado in giardino a preparare la giusta accoglienza. Perché io sarò attaccarci, inferno! E quando rientri, ricordati di pulirti le scarpe! Sì! Ha detto la radio che ormai sono tutti d'accordo per la giornata della pace. Sì. Manca solo un annuncio ufficiale che verrà dato stasera alle 18 in televisione. Bene, sono molto compiaciuto. Mamma, c'è un altro po' di caffè? Sì, nella caffettiera che poi dovrei lavare. Irvi, ne vuoi anche tu? Ah, sì! È proprio quello che ci vuole. Scusi, santità, ma che vuol dire signodate inferne costernate? Signodate inferno concitate significa al mio via scatenate l'inferno. Che grande il babbo! Signora vedetta, ma è un poliziotto quello che sta venendo laggiù. Un altro poliziotto! E questa volta su una Chevrolet marrone! No, non è un poliziotto, è il rabbino Maier. Vogliamo fare uno scherzo al rabbino? Noi leghiamo il filo di una bomba Libovitz alla maniglia della porta. Quando il rabbino va per aprire la porta, BOOM! Ma dove hai imparato queste cose? Io vorrei sapere. Papà non sarebbe entusiasta. Miriam, vai ad aprire. E ricordati di fargli pulire le scarpe. Sì, mamma. Credo che sia il caso che io prenda postazione alla scacchiera. Un momento, santità. Ecco, metta queste, così starà più comodo. E le sue scarpe gliele ripongo in dispensa. Non si può certo dire che in questa casa non regni l'ordine. Mamma, guarda, il rabbino si è portato le babusce. L'ultima volta che sono venuto in questa casa mi sono procurato una distorsione alla caviglia a forza di strofinare i piedi sullo zerbino. Le ho comprate a un prezzo stracciato al mercatino di cinesi qui all'angolo. Le scarpe da passeggio le ho lasciate all'ingresso.
Oh, santità, vedo che anche lei si è messa comodo. Credo che stiamo per dare inizio ad una nuova tendenza evangelica, caro rabbino. Se vuole accomodarsi per la nostra partita... No, sono qui per questo. Voglio la rivincita. Riposato bene, santità? Ottimamente. Questo sequestro mi sta rigenerando. Non che ne avessi bisogno, però... Questa volta i bianchi spettano a me. Rabbino, hai visto piedi piatti lungo la strada? Intendi poliziotti? Sì. No, non mi pare. Ma perché? È successo qualcosa? Pare abbiano rapito il Papa. Sa, santità, glielo devo proprio confessare. Tutte le volte che la vedevo in TV non mi dava l'idea di essere una persona così amabile. Ma lo sa che è davvero un piacere passare del tempo con lei? Rabbino, come mai è così allegro? Ma serve dove è andato a finire? Credo che stia mirando l'intero territorio degli Stati Uniti. Irving, ma non è il rabbino che ti ha detto papà di controllare col binocolo? E tu, Miriam, puoi venire a lavare i piatti? Su! Ma non trovate eccitante che tutte le nazioni del mondo siano per approvare un'idea di papà? Approvare una cosa, eseguire un'altra. Spes ultima dea, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ma perché lei, santità, pensa che il mondo sia disposto ad accettare l'idea di non ammazzare per 24 ore? Io credo nei miracoli. Perché non può esimersi dal farlo. Io credo solo nelle... delle azioni che danno subito risultati concreti, fattivi, che si vedono chiaramente. Devo dedurre dalla sua sibillina affermazione che lei ha parlato con qualcuno del mio sequestro. Stamattina ho lasciato un biglietto nella cassetta della posta dello sceriffo. E perché lo ha fatto? Santità, non potevo lasciare la sua persona nelle mani di questo stravagante pazzo di Sam Leibovitz. Ma io qui mi sto riposando. Hai idea di cosa sia una giornata tipo organizzata dal cardinale O'Hara? Questa sua risposta mi conferma la sua fama di persona buona e generosa. Ma non riesco a sopportare l'idea che il Papa sia rapito. Ah! Sei qui! Sei tornato allora! Certo, c'ho la rivincita con sua santità. Santità, a lei i bianchi! Ma io già sto giocando con i bianchi! Sì, no. Rabbino, hai incrociato poliziotti lungo la strada. Poliziotti? Eh? Non mi pare, perché mi fai questa domanda? È perché secondo me tu devi avere seri problemi di vista. Perché è già da qualche ora che diversi poliziotti guardano insistentemente verso casa nostra. Sai, tutto questo è quantomeno strano, già perché finora casa nostra veniva ignorata persino dai postini. E non dirmi che non sai niente nemmeno per quanto riguarda la taglia. La taglia? Quale taglia? $500,000 per chi fornisca informazioni sul rapimento di sua santità qui presente. $500,000? Rischi di bancola. No, io non so niente di questa taglia. E smettila di farmi tutte queste domande. Altrimenti devo pensare che l'ossessionato da indagini poliziesche non sono più io. Santità, io le mangio il cavallo. Un cavallo vero ti servirà per tagliare la corda. Senti, Sam, io ho dato la mia parola che non avrei parlato e non ho parlato. Però hai scritto. A chi è scritto? A chi è scritto? Parlo! Calma, Ivy. Il rabbino me lo lavoro io. Tu vai in giardino a montare la guardia, vai! E quando rientro, mi pulisco i piedi, mi pulisco i piedi. Dunque, rabbino, a chi è scritto? A chi avrei dovuto scrivere? Dimmelo tu. Io non ho parlato. La mia famiglia nemmeno... Noi non abbiamo detto niente a nessuno, vero mamma? Non siamo neanche usciti di casa. E lei, santità? Io ho soltanto scritto al cardinale O'Hara di assecondare la richiesta della giornata della pace, ma omettendo qualsiasi riferimento a questa abitazione. E quindi non resti che tu, rabbino. Sai, non è nemmeno passata la nottata che una task force di poliziotti piantona stabilmente la nostra abitazione. Hai qualche giustificazione per giustificare questo evidente sillogismo?
Certo, la verità viene sempre a galla. Anche le bugie. Senti, come ti ho visto io con un prete nel tassì, può averti visto qualunque altro. Sai che penso? Io penso che tu sarai l'unica vittima in questa giornata di pace. A proposito, dovrebbero dare ora l'annuncio della giornata della pace in televisione. Ma amica, me ne stai bagnando tutto il pavimento. Oh, mamma, per una volta che si fa qualcosa di importante, che glielo ha detto papà. Ma che succede? Non si vede niente. E si sarà spostata di nuovo l'antenna. Sam, valla a sistemare, vai. Sara, ma ti sembra questo il momento? Sto interrogando il rabbino! Ma lascia in pace mio cugino, vai a sistemare l'antenna! Non vorrei che siamo gli unici a non sapere il programma della giornata della pace! Spegnete il televisore! Spegnete il televisore, presto! Ma tanto non si vede niente! Ma sono pulite! Devo aggiustare l'antenna! Ma che succede? Pare proprio che abbiano scoperto che il Papa è qui! Ma capirai che novità! Sì. È da stamattina che piantonano casa nostra! Sì, ma adesso ci sta pure l'esercito! L'esercito! E quanti sono? Si perdono a vista di cannocchiale, no. Ma... siamo sotto il sedio da ogni parte! Sì. Rabbino, la tua ora è giunta! Hai un collega qui! Fatti raccomandare per là di là! Ma sai, non fare pazzie, su! Se pazzie ci saranno, la colpa sarà solamente la sua! Irvi! Sono qua, guardami, mi vedi? Dunque, vai in camera mia di tua madre, prendi armi e munizioni. Subito, presto! Subito, va! Rabbino, sei un cadavere che cammina. Sam, ti prego, stai attento, pulisci di le scarpe. Sì! Senta, Rabbino Meyer, credo che lei non abbia preso in seria considerazione le conseguenze del suo gesto. Santità! Ogni uomo deve avere il coraggio delle proprie azioni. Nobile affermazione, ma non poteva stare zitto. Ha messo a serio rischio la giornata della pace. Crede che ci sarà ancora la possibilità di una giornata di tregua in questo mondo feroce e guerra fondaia? C'è l'intero esercito degli Stati Uniti nel mio giardino! Ma sempre! Ecco tutto l'armamentario! Mi raccomando, tirate solo quando vedete il bianco negli occhi! Sì. E tu, sorella! Metti a bollire l'acqua! Prepara le garze! C'è anche un elicottero! Ma sei, non ti sei imbambolato? Apri i piedi! Ehi! C'è un uomo in fondo al giardino con un megafono in mano! Silenzio! Silenzio! Sentiamo che cosa dice il nemico! Silenzio! Uno, due, prova! Uno, due, va! Zitti! Irvi! Per cortesia, vai a prendere il mio vecchio megafono da corteo. Dobbiamo prendere tempo, eh? Sempre in camera tua, va! Sì, in camera mia, di tua madre, nel cassettone dell'opera. Fai presto! Silenzio! Sentiamo che cosa dice il nemico! Zitti! Attenzione, Sam Leibovitz! Ripeto, Sam Leibovitz! Qui è lo sceriffo Schultz che parla! Mi riconosci? Lo conosci? Maledizione, dovevo immaginare che sarebbe venuto lui! Eravamo compagni al college e durante una manifestazione studentesca ci furono degli incidenti. Lui, quella carogna, mi denunciò alla polizia. Beh, io per vendicarmi gli riempì il serbatoio della moto di kerosene. Avresti dovuto vedere come saltava su quella moto. Eccolo qua! Non fingere di non sentire! Non fingo! Ma come funziona questo coso? Deve premere quel pulsante. Ah, questo, santità? Sì. Zab, non lo usavo dai tempi del comune. Sì. Benvenuti, rispondi! Sappiamo che sei in casa! Ah, certo che sono in casa! Il mio tassì è parcheggiato qui fuori, dove vuoi che sia! Dovevo immaginarlo che c'eri tu di mezzo! Ma questa volta hai superato il limite, Leibovitz! Finora te la sei cavata con torni alla mensa dei poveri! Adesso ti aspetta la mensa carceraria! A vita! Taglia corto, che cosa vuoi, Schultz? Che rilasci immediatamente il Papa! Sappiamo che l'hai preso tu! Chi te lo ha detto? Il Rabbino Meyer! Rabbino Meyer! La torre è giunta! Dove scappi? Aiutatemi, mi ammazzano!
folla questa cosa! Traditore! Discredente! Per carità, è religioso! No, è un Giuda Iscariota, traditore! Ma se non è questo il momento! Sì, è questo! Consiglio Maier! Cosa ci fa in quella casa? Esca immediatamente! Ripeto, esca immediatamente! Stiamo per attaccare! Lo attacco io! Lo attacco a testa in giù, questo traditore! Aiuto, soffoco! Ma lo stai strozzando! Sì! Ti prego! Fermati! Fermati! Cerca di togliere! Ecco! Sei nelle mie mani! Aspetta! Oh, sceriffo Schultz! Vi avverto che la casa e il giardino sono completamente minati! Se qualcuno fa un passo falso, boom! Tutti super aria! E anche il Papa è completamente minato! Se qualcuno fa un movimento, anche solo lanciare un lacrimogeno, i cardinali dovranno fare un nuovo conclave! Signora Sara, prima che salta in aria, posso avere un bicchiere d'acqua? Non si può! Farei scappare, ma pagherai! Pagherai tutto! A proposito di pagare, Schultz, ma tu ti ricordi che mi devi ancora quei 20 dollari che ti scusci a poker, eh? Ma nessuno viene in mente di muoversi! Ha sequestrato anche il bambino! Probabilmente morirà di esplosivo anche lui! Che nessuno si muova prima di un mio ordine! Papà! Papà! Papà, si sono fermati! Soldato, siamo riusciti! Per ora, ma non si fermeranno qui, non si fermeranno! Dobbiamo essere pronti a peggio! Siamo capi, eh? Siamo capi! Siamo tutti capi! Rappi! Hai venduto la pace per un piatto di lenticchie! Santità, lo tenga lontano! Sempre carità, il tuo cugino! No, è il cugino di mia moglie! Per me è solo un traditore! Ma se non basta, che confusione, che disordine! Papà, ci vuole una punizione per chi tradisce! Bravo! E tu, Sara, non ti intromettere! È colpa tua se ci troviamo in questa situazione! Capisco il disappunto, ma esiste il perdono. No, per voi cristiani. Ma in fondo, il rabbino l'ha fatto per tutelare la mia persona. Senti, Sam, ti propongo un accordo. Sentiamo. Facciamo così, consegniamo il Santo Padre alle autorità e ci dividiamo la taglia. 250.000 dollari a me bastano per costruire un asilo per la nostra comunità. Perché è per questo che l'ho fatto. Per far giocare i nostri bambini in un luogo sicuro. Sì. Mentre fuori si spara e si uccide? No! Tu devi essere punito! Ma, ti ricordi che quando ero piccolo, per pulirmi, mi mettevi sotto la doccia ghiacciata? Per farti rinsavire, dicevi! Lo vedi quando i figli si educano come si deve, eh? Vai, Ibi! Prendi il traditore Meyer e andiamo! Andiamo, traditore! Andiamo! La doccia gelata! No, traditore! Ivic, mi raccomando, fallo asciugare prima di riportarlo qui! E anche tu non tornare con le scarpe bagnate! Cioè, basta, io non ce la faccio più! Mi consegni al Santo Padre immediatamente! Mi scusi, Santità, ma da quando lei è il nostro ospite, questa casa è diventata un posto di mare! E io adesso ho paura che quelli lì fuori mi rovinino anche tutto l'orto! Ma c'è qualcosa di più importante al momento dei fagioli e dei peperoni! Qui è in ballo il destino dell'umanità e anche in ballo il destino di Sua Santità qui presente! No! È in ballo il destino del nostro matrimonio! Ah. Sì, perché se tu non la pianti immediatamente, ti pianto io e lo faccio davvero! Per cui, prendi questo megafono e dichiarati vinto. Assolutamente no. Dovrà prima passare la giornata della pace. Ma la chiami pace questa? Pronto! Sara, dammi il megafono. Fammi lontano che sennò te lo suono in testa. Come funziona questa cosa? Deve sempre premere quel pulsante. Ah, questo, grazie. Pronto! Sceriffo Schultz! Sono Sara Libovitz, la moglie del sequestratore! Qualcuno venga immediatamente qui dentro a riprendersi il Santo Padre! Non ho abbastanza di tutta questa storia! Sta rovinando tutto, smettila! Chi mi assicura che se mando un mio uomo suo marito non lo farà saltare in aria? Nessuno! Perché io farò saltare in aria tutto! Non è vero, non lo state a sentire! Non farà saltare in aria nulla! Perché in questa casa comando io! No, comando io! Sì, è vero.
davvero? Sì. Ma come... mi sembra questo il momento di litigare, voi due. È tutta colpa di tuo padre. La colpa di tua madre. Insomma, cosa succede lì dentro? Forse se facciamo entrare lo sceriffo, soltanto lui, per sincerarsi che io stia bene. In fondo manca così poco all'inizio della giornata della pace che una volta iniziata credo che sarà difficile fermare. Beh, in fondo sua santità ha ragione. Prendiamo tempo, è vero santità? Esattamente, è l'unica soluzione che abbiamo per la pace del mondo, per quella della vostra famiglia e per la mia. Sara, dammi il megafono. E se fa come ho detto io? Visto che sua santità è d'accordo, vuol dire che, non volendo, hai avuto una buona idea. Sì. Hai visto? Sono stata brava, vero? Sceriffo! Questo comando, su consiglio di sua santità, ha disposto che puoi entrare solo e disarmato a controllare che sua santità godi ancora di ottima salute. E speriamo ancora per molto. Mi raccomando, se qualcuno fa un passo falso, boom! Tutto super aria. D'accordo, Mitovic, sarò io. Ma posso star tranquillo e mi farai fare la fine della mia Harley Davidson. Tranquillo, Schultz. Anche i tassisti hanno la loro parola d'onore. Ed ora attendo. Attendo e chiudo. Papà, sta venendo qua. Ma venga qui. Certo che sta qui. Non era quello che dicevi tu? Attenzione! Attenzione! Chiunque abbia intenzione di entrare in questa casa, prima di entrare si pulisca bene i piedi! Ripeto! Il rabbino è sistemato a dovere! Oh no! E a nessuno ne intende di farlo levare prima che io sia uscito da quella casa! Vivomi! Sto arrivando! Santità! Come pensate di procedere adesso? Sì, ma il sequestratore sei tu. Già, questo è vero. Sì, però gradirei un suo santo parere. Dobbiamo prendere tempo, bisogna arrivare alle 18. Però io credo che sia meglio che me ne stia chiuso in dispensa, in modo da dare l'impressione di essere veramente sequestrato. Giusto! Noi prendiamo tempo, sua santità in dispensa, così quando entra lo sceriffo vede il santo padre chiuso in dispensa come un sequestrato nelle mani di una feroce banda di sequestratori. Sì! Irving, vieni qua, dammi la pistola e ti do il fucile. Una feroce banda di sequestratori. Sì, sì, feroce. No, dammi il fucile, tira la pistola. Dai, a me è meglio, il fucile è più importante. No, dai, la pistola. Sì. Miriam, tu vai in dispensa col santo padre e rimani lì con lui e fai in modo che nessuno entri ed esca per almeno mezz'ora, d'accordo? Va bene. Sara, ma smettila con questo scopettone! Ma se qualcuno cerca di entrare in dispensa, io come lo fermo? Trova qualcosa in dispensa, su! Ma io mi metto in posizione, bravo! Ma dove è finito il santo padre? E chi è? Il postino. Scusa, ma chi vuoi che sia? E lo sceriffo è venuto a controllare il santo padre, no? Ma se il santo padre qui non c'è, ma dove è finito? Forse è andato di là. Dove vai? Sara! Dove vai? Miriam? Miriam, vai ad aprire la porta, Miriam! Nipomi, sono lo sceriffo Schultz, sono solo disarmato e mi sono pulito accuratamente i piedi. Forza, Miriam, dai! Forza! Senza pesco passo! Ma che ci fai tu con questo innaffiatore in mano? Se qualcuno cerca di entrare in dispensa, gli faccio fare la fine del rabbino Maio! Io sto impazzendo, basta! Cugina Sara, penso che dovrò buttare queste babusce! Fermoli, non un passo di più! Il rabbino sarà bagnato! Sara, portalo di là, portalo di là! Ma certo che lo porto di là! Guarda, sta andiamo, forza! Come mi portate all'essiccatore? Via! Irving, dove sei? Papà, sono sotto al tavolo! Così se lo sceriffo fa un passo falso, lo cambizzo! Signorina, sono così pulite le mie scarpe che si legge il codice a parte! Papà, l'ho perquisito, è disarmato! Libovitz,
che piacere rivederti dopo tanto tempo. Ma non ti sembra inopportuna questa pistola tra vecchi amici? Mi dispiace solo che dovrò arrestarti, anche perché grazie a te sarò promosso capitano. Certo, un caso come questo non capita tutti i giorni. Se speri di essere promosso, caro sceriffo, ti sbagli di grosso. Dopo questo caso ti metteranno a dirigere il traffico nello Utah, in mezzo ai mormoni, altro che il capitano. Lo vedremo. Ma che c'ha questo tavolo? C'entra il tavolo, parla, su, di quello che devi dire. Ma si muove, si sta muovendo ancora. Lidois, ti sei dato al satanismo. Irving, esci fuori. Il rincastrato, ma... Dai. Forza. Stai, muovi. L'ho capito, ma... Stai calmo, ragazzo. Lidois, chiunque sto signore, di rimettere giù quel fucile. È mio figlio. Tuo figlio? Mio figlio. Lo stai iniziando bene, messiri del crimine. D'altra parte, quando si ha una guida spirituale come tuo padre, è facile, vero ragazzo? Dicevo per dire... Appunto, di quello che devi dire e vattene al diavolo. Ma mi hai chiesto tu di venire qua per accertarmi delle condizioni del Papa? Veramente, è stata un'idea di mia moglie. Devo ammettere che siete un nucleo familiare molto unito. Di criminali. Ma molto unito. Oh, avanti Lipovic, fammi vedere il Papa e il Rabbino. Sempre che tu nel frattempo non abbia sequestrato anche il Dalai Lama. Io non farei troppo lo spiritoso se fossi in te. Io non vorrei essere in te, perché non vedo l'ora che finisca questa buffonata per metterti le mani addosso. Avanti, dove hai messo il Papa e il Rabbino? Rilassati, sceriffo. Sì, calmo, sei troppo agitato. Perché non hai visto il cardinale O'Hara qui fuori come è agitato? Il cardinale O'Hara è qui. Santità! Ho bisogno di vederlo, fatelo entrare. Santo padre, ma le ricordo che sono io il sequestratore, no? E tu! Così rispetti i miei ordini, eh? Sei la solita buona a nulla. Ma me l'hai detto tu di andare ad aprire! Rimane con figlio su di contare nel momento del bisogno. Sono desolato, Libelins, mi perdoni, ma ho bisogno assoluto di parlare con il cardinale O'Hara per la buona riuscita di tutta questa vicenda, non so se è chiaro. E lei che fa? Rimane tutto il tempo in ginocchio? Sono un buon cristiano. Alzati, sciù. Come vedi, sua santità sta bene. E adesso vai a chiamare il cardinale O'Hara e fallo venire qua. Dai! Sceriffo, io sto bene, non ti innanzi per la mia salute. Adesso vado. Vada a chiamare il cardinale O'Hara. Da solo! Certo, santità, il cardinale O'Hara. Tranquillo, santità, tranquillo. Vai! Sai, perché hai fatto piangere nostra figlia? Io quando? Sei stato molto severo con lei poco fa. Sì, adesso è di là, in casa di una chiesa di nervi, in camera sua. Ma quando è accaduto? Non lo so. Ma adesso che cosa succederà? Non ti preoccupare. Cugina Sara, credo che ho lasciato i vestiti bagnati nel corridoio di là. Ma questo non è il mio vestito buono! Io lo sapevo che andava a finire sempre così. Ma chi è adesso? Credo che sia il cardinale O'Hara. Ah già, il cardinale O'Hara! Sì, il cardinale O'Hara. Tutto bagnato! Ah, lo conosco, il cardinale O'Hara viene qua. L'ho incontrato ad un convegno. Tipo un poco conservatore. Mi farebbe piacere salutarlo. Sì. Miriam, vai ad aprire la porta! Irving, fai una cosa, prendi il rabbino Meyer e portalo in dispensa e rimani lì con lui e non farlo uscire e nessuno deve entrare per tutto il tempo. Se apre la porta potrebbe far danni, come se apre una volta potrebbe tradirci ancora. Devo salutare il cartello. Entrate, che io vi chiamo dentro, entrate! Perché non la porti, la curvi la figlia la porta adesso! Vai! Dove mi porti? A me di soffi! A meritare un significato della vita, capito? No, il cardinale O'Hara. Sta venendo qui un cardinale. Ma abbiamo già un papa. Si pulisca le scarpe, Eminenza. Brava, Miriam, così si fa, non come tuo padre. Miriam, controlla che non abbia delle armi. Un cardinale con le armi è su via, sempre. Santità, io a questo punto non mi fido più di nessuno.
E poi chi ci dice che non ci sia un poliziotto che abilmente si sia nascosto sotto le vesti del cardinale, no? Santità. Alzati, Edoardo. Che piacere rivederti. Santità, che pena stare là fuori e sapervi in così grave pericolo. Questi criminali li hanno trattato bene. Cardinale, piano con le parole. In questa casa non ci sono criminali. No, senti, il cardinale è comprensibilmente preoccupato. Comunque sto bene, stai tranquillo. Lei sarebbe il tassista sequestratore? Qualcosa in contrario? Vi hanno picchiato, vi hanno messo sotto tortura. No, assolutamente, nulla di tutto questo. Anzi, mi stanno trattando veramente bene. Eccola! Tieni me le mani alzate, avanza lentamente! Ma che succede? Ah, papà, si era nascosto! Aveva questa! Avanza lentamente! Ma non avevate chiuso a chiamare la porta? Mamma l'aveva lasciata aperta! Stai calma, ragazzo! Brava, Miriam! Questa volta sei stata all'altezza dei Lipovitz! Sono anch'io tua figlia adesso! Ma certo che lo sei, lo sei sempre stato! Papà! Tu! Non ti avevo detto di rimanere fuori? Non mi hai voluto ascoltare! Mi hai voluto sfidare, sì! Sceriffo, le avevo detto di non seguirmi. È sempre stato un buon a nulla, già dai tempi del college. Sa come lo chiamavamo? Schultz? Lin Schultz. Mi hai fatto fregare da una ragazzina. Niente di personale, figlia. Spera che ti arresti qualcun altro. Perché se lo faccio io, stanne certo! E tu stai certo che non dico altro. È chiaro? Dovete assolutamente venire via di qui, lo esigo. Lei può esigere quello che vuole dai suoi fedeli, ma io sono ebreo. Lei non ha alcuna autorità su di me. Il Santo Padre non si muoverà da questa casa finché non sarà trascorsa la giornata della pace. Tu rimani qui. Dove vai? Fermo. Edoardo, stammi a sentire. Perdonate, Santità, ma vedervi sotto minaccia è un affronto inaudito. Sceriffo, un uomo sotto minaccia di arma da fuoco non è attenibile, vero? Veramente, se qui c'è qualcuno minacciato, quello sono io. Ma siete dei crudeli, inferire su un uomo così provato. Accetto la delicatezza e la cortesia, ma non è proprio il caso. Credimi, Edoardo. Permettetemi di contraddirvi, Santità. Voi siete comprensibilmente turbato e voi ve ne approfittate perché egli non è più compostui. Io sono compostmei, sempre. Credo che sia il caso che io e il cardinale ce ne stiamo per qualche minuto in disparte. Vieni, Edoardo, da darti delle disposizioni. Mi offro io al posto di sua santità. Liberatelo. Niente da fare! Nessuno scambio! Ma devo preparare un altro letto! Non ti preoccupare. Edoardo, io sto bene qua, te lo assicuro. È così frustrante che un viaggio così bene organizzato dal sottoscritto in vostro onore debba finire tra queste miserande mura. Io non ce la faccio più. Ah, vedo che la compagnia è diventata più numerosa. Sceriffo, lei è di nuovo dei nostri. Pagherete per questo. Se non vi punirà la giustizia umana, lo farà la giustizia divina. Io credo che dovremmo piuttosto pagare un'impresa di pulizie. E voi? Chi siete? La genitrice di questa progenie di terroristi? No, Edoardo, è la signora Sara, una delle donne più ospitali che abbia mai conosciuto. Cardinale, ascoltate quello che ha detto il Santo Padre, smettetela di offendere l'integrità morale di questa famiglia. Integrità? E voi osate chiamare morale un'azione così efferata? Approfittare del buon cuore di sua santità? Approfittare di un uomo così anziano? E insisto, Edoardo, stammi a sentire. Meritereste di essere giustiziato. Accetterei di buon grado di essere l'unica vittima in questa giornata di pace. Di questo puoi starne certo. Vieni, sceriffo, vieni. Ti devo far vedere una cosa. Mamma, ma vedi questa scatola? Dove spicca questo pulsante rosso? Guarda. Vieni con me, Miriam, andiamo di là. Non puoi capire che disordine. Ti sei dato al modellismo casereccio, Lipovitz? Certo ti servirà un hobby per passare le tue giornate a Guantanamo. Preferirò leggere le tue lettere dall'inferno, mio caro Schultz, perché è lì che finirai. Guarda, guarda dalla finestra. Li vedi tutti quei fili che escono dal giardino e dall'orto? Sono le mie bombe! Santità, come membro del Sacro Collegio Cardinalizio, ho il dovere di dirvi che la vostra condotta non è stata istituzionalmente corretta.
Ma come vi è venuto in mente di uscire senza avvisare? Reciterò il mia culpa, però adesso stammi a sentire. Edoardo, questo sequestro è un'occasione irripetibile. Gli uomini finalmente si sono decisi a deporre le armi e anche se solo per un giorno è già un inizio, non credi? Io potevo essere già libero da ieri, ma appena ho sentito la richiesta della giornata della pace ho assecondato tutto questo. Non sono dei criminali, credimi. È troppo rischioso, sono armati. Le armi sono scariche e in quanto all'esplosivo sono petardi scaccia formiche. Vieni Miriam, stai da un altro soffinaccio, andiamo a prenderlo in dispensa. Ma è chiuso. Caro sceriffo, vieni con me. Ti porto nell'orto, dove c'è un albero di prugne che ho riempito di esplosivi. Hai tu la chiave della dispensa? Sì, ti leggo all'albero di prugne e poi torno qui. E boom! Ti disperderai nel vento con le foglie del prugneto. Aspetta, Sara! Sara, ferma! Manca così poco all'inizio della giornata della pace che devi aiutarmi a mantenermi sequestrato. Il tassista sta rischiando la galera a vita per perseguire un obiettivo che è anche il nostro. Non dimenticarlo mai. Sono brave persone. Lascio la chiave. Se voi non foste uscito in incognito, tutto questo non sarebbe accaduto. Ma non si era deciso di comune accordo che avrei avuto una mezza giornata di pausa. Ma non credi che tutto questo sia il segno della provvidenza? Nessuno mi toglie dalla testa che se metto il piede là fuori mi prenderanno subito a sparare. Fidati di me. Porta via lo sceriffo e convincilo a dissuaderlo da non attaccare. E non stare in pensiero. No. Con tutte le forze dell'ordine che stanno... Non farlo! Sono l'uomo più protetto del mondo. E va bene come vuole la vostra santità. Caro Edoardo, io esercito la missione a modo mio. Quando fui scelto tu, anche tu, sapevate come ero fatto. Certo, sono così diverso da te, così ligio al dovere. Ma adesso il Papa sono io e quando sarai fatto Papa tu farai a modo tuo. Ma non si tratta di questo, Santità, perdonate. Perdona tu prima a me se sono diverso da te. Fermi tutti e mani in alto! Ma non voi! La redenzione! Sceriffo, non potete far niente, quel fucile è scarico. No, quel fucile è carico! Ibovic, sposta lentamente la pistola sul tavolo! Sì, ma che si fa lo sceriffo col fucile in mano? Ben fatto, sceriffo, teneteli sotto tiro e portateci via di qua. Santità, cardinale, uscite fuori e fate sapere ai miei uomini che possono finalmente intervenire. Che lo sceriffo Schultz ha risolto il caso. Libovitz è chiuso. Game over! Papà, ma Sam... Saluta la tua famiglia perché non la rivedrai più, Libovitz. Finalmente posso dirlo. Tu hai perso. Ed io ho vinto. No, io ho vinto. E tu hai perso. Ragazzo, toglimi la pistola. Ce l'ho. Anche il fucile. Ce l'ho io la pistola. E adesso vieni con me dallo sceriffo. Ti dichiaro in arresto. Ma sono io lo sceriffo. Sì, lo so, ma era da tanto tempo che volevo dire questa battuta. Traditore! Non più! Sam, è tutto tuo! Grazie, Giardino! Tu sei un vero esperto di gialli! Io lo sapevo che eri un uomo in gamba! Speriamo solo che adesso non ci siano altre brutte sorprese. Tranquilla, Sara, non ce ne saranno per te. Lo sceriffo adesso resta con noi. Cardinale, lei può andare! Mentre a te, caro mio Schultz, ti aspetta la dispensa in mezzo ai carciofi tuoi simili e ai peperoni. No, 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 i peperoni non sono leggi. No, 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 sono leggi. No, 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 sono leggi. Santità, presto, presto, usciamo di qua, è il momento. No, Edoardo, non prima che sia stata dichiarata ufficialmente la giornata della pace. Che facciamo? Restiamo. Santità, sono così confuso, avevo organizzato tutto così minuziosamente e invece... Che disordine. Non lo dica a me. Santità, io le chiedo scusa se sono sembrato un po' superficiale, perché non avevo capito il vero significato di questa giornata della pace. Sam Libovitz, tu sei un eroe, perché il vero eroe è quello che combatte per la pace, non quello che va a fare l'eroe in guerra. Lei è un uomo di fede, caro rabbino. Sapevo che prima o poi avrebbe capito. Ehi! C'è un soldato davanti a casa!
casa! Con tutti i fregi sulla giacca! Ma è un generale! Ma è un generale, sorella! Fermi tutti! Sono un generale delle Nazioni Unite. Vi porto la decisione finale del Consiglio di Sicurezza. A partire da questo momento e per 24 ore verranno deposte tutte le armi del mondo. Ogni azione di guerra verrà sospesa e invitiamo tutti gli eserciti del mondo a unirsi alle loro popolazioni per festeggiare questo giorno. E così anche tutte le forze armate dispiegate davanti all'abitazione del sequestratore, del Sommo Pontefice di Santa Romana Chiesa, sono invitate immediatamente a ritirarsi. E quindi, con orgoglio e profonda commozione, che dichiaro ufficialmente aperta la Giornata Mondiale della Pace. Non sono più un pazzo! Certo che sei pazzo! Sei un pazzo meraviglioso, sai! No, non vi avevo mai visto così lieto, Santità! Caro Edoardo, questo è un grande giorno, un grandissimo giorno! Cristo è venuto sulla terra a portare la pace e noi abbiamo seguito il suo insegnamento! Io non so se ce l'avrei fatta senza di lei, Santità! No, sono io che ringrazio te! Senza il tuo folle gesto non avrei mai fatto ragionare il mondo! Santità! Che gli dite di un bel piatto di spaghetti per tutti? Sì, sì, sono d'accordo! Spaghetti per tutti! No! Signor Libois, credo che dobbiate risistemare l'intero giardino. Beh, a me con le formiche sono scomparse. Tutto merito del rabbino, va! Che cosa ho fatto adesso? Signora Sara, siete così impagabile che avete dei volentieri. Ah, tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. E ricorderò questi due giorni trascorsi con voi come l'esperienza umanamente gratificante che abbia mai vissuto. Non è bellissimo? Santità, vestito così sembrate un papa! Lo perdoni. Caro Edoardo, sono quasi le 18 e la giornata della pace volge al termine. E me ne ha incomunicato, per quale dirai che non c'è stato nessun sequestro, perché il papa si è riposato a casa di suoi cari amici. Nessuno dovrà subire delle conseguenze in un giorno così lieto, nessuno. Hai parlato con lo sceriffo? Non è stato possibile, Santità, è in ospedale, a causa dell'esplosione provocata dalla rapina. Mi dispiace per lui. Nel comunicato specificherai che non si è trattato di un sequestro, bensì di una sincera tentativo dell'umanità di portare la pace fra gli uomini. Pace che tutti quanti ci auguriamo sia sempre l'obiettivo di tutta quanta l'umanità. Lo firmerai, Cardinale O'Hara, nuovo segretario di Stato di Città del Vaticano. Sì, sì, sì. Edoardo, tu verrai a Roma con me. Santità, sono confuso per tanta attenzione alla mia modesta persona. E lo meriti per tutta la collaborazione che hai fatto in questa storia. Santità, io ho preparato la ricetta del budino. Mi è piaciuto così tanto. Grazie. Edoardo, prendi, lo consegnerai alle mie suore in Vaticano. Sara, questo è per te. Per me? Sì. Oh! La stella di David. Me la regalò il rabbino di Gerusalemme, adesso è tua, con tante grazie per tutto. Grazie. Ma questo papa è proprio una cannonata! Caro rabbino! No, Santità! Lei si è ampiamente riscattato, anche se credo che adesso non sia possibile che le diano $500,000. Per il segno della mia gratitudine, mi consenta di darle la cifra necessaria per costruire il suo asilo. Santità, sono commosso. E quando si trova a Roma, sa dove trovarmi? Sì, sì, per la partita di scacchi. Esatto. Santità, dobbiamo andare, fuori è pieno di poliziotti, giornalisti, televisioni da tutto il mondo. Non aspettano altro che la vostra uscita. Adesso andiamo, Edoardo. Ma me la scriverà una cartolina dal Vaticano? No, ti invito personalmente, insieme a tuo fratello Irving. Così finalmente potrete visitare i musei vaticani.
Mi dispiace solo che non troverete le azioni Microsoft di vostro zio appese alle pareti. Evviva il Papa! Evviva il Papa! Evviva il Papa! Piano, non è più un giovanotto, piano! Caro Sam! Santità! Sei il sequestratore più simpatico e idealista che abbia mai conosciuto. Consentimi, in segno del tuo gesto, di regalarti un nuovo tassì. Ma io ho già un tassì. Lo so che sei molto legato al tuo tassì del 77, ma credo che prima o poi te lo faranno, come si dice? Rottamare. Esatto. Quindi accettalo per tutto quello che sei stato capace di fare. Ce ne fossero gli uomini come te, ma senza sequestrare più un papa, però... Grazie, Santità, io non so che cosa dire. E non dire nulla. Edoardo, andiamo. Santità, che la pace sia con voi. No, Sara, che la pace sia con tutti. Però, che uomo questo papa? Piuttosto, che papa quest'uomo? Senti, Sam, io... Il vestito poi te lo mando dopo, lo porto in tintoria. Vieni dal rabbino, pensa che sia una ricompensa per il tuo servizio prestato. Oh, va bene, grazie. Io vado vivo allora. Oh, ci vediamo in sinagoga, eh? Ah, sì. Beh, su, forza, a lavare le mani che è ora di cena. Sì, io prima in bagno! Dai. Ecco qua. Dimmi... Ma adesso che è finita la giornata della pace, che cosa succederà? Beh, che cosa vuoi che succeda? Il mondo tornerà a scannarsi e uccidersi come prima. E allora? È stato tutto inutile. Beh, come si dice? Rapito un papa. Vogliamo ringraziare il nostro scenografo Mirko De Rosa, vogliamo ringraziare Salvatore Coppola, vogliamo ringraziare Pina Carannante, il nostro grande Rino Carannante che ha fatto la vogliamo ringraziare voi per essere stati qui stasera con noi e per aver scelto questo spettacolo che noi non abbiamo scelto a caso, perché in questo momento noi quando abbiamo cominciato a scegliere il testo speravamo che nel momento in cui facessimo lo spettacolo non si era a questo punto. Purtroppo mai come in questo momento abbiamo bisogno di pace. Pace per tutti. Bravo. Quindi facciamo sì che da questo momento in poi tutti quanti noi diventiamo portatori sani di pace. Grazie, arrivederci.